tanto ti un paio di passi indietro così ci riusciamo. Buongiorno a tutti, grazie. Ci lasci il buco, se ci lasci il buco. No, vai tranquillo, vai tranquillo. È importante averti qui oggi, perché comunque è qui partito tutto. È bene ricordare ai cittadini che se andiamo al voto il 23 novembre è proprio questa struttura qui dietro che è stata costruita col milione di euro ricevuto illecitamente. Ci sarebbe tutta una storia dietro, infatti come notiamo, lo dico anche a te Matteo, come puoi leggere, cantina dei Colli Romagnoli, perché praticamente il ramo della viticoltura della cantina Teremerse, della cooperativa Teremerse, è stata assorbita da un'altra cooperativa. Perché praticamente i più maligni, noi non siamo maligni, dicono che sia stata una manovra finanziaria per cercare di ritardare il più possibile la restituzione dei soldi. La cosa curiosa è che a gennaio 2014 la regione abbia dato un altro milione di euro a quella cooperativa, per cui questi sono quelli che devono dare i soldi, ma ne ha ricevuto un altro milione. Per cui il giochino dovrebbe essere questo, sempre secondo i più maligni. Poi noi ovviamente siamo qui soltanto a ricordare che questa struttura è stata costruita illecitamente grazie a quel milione di euro che ha ricevuto dalla regione. Per cui, dato che il Partito Democratico molte volte si dimentica di andare a dire ai cittadini che tutto è nato da qui, è bene che noi oggi siamo qua a ricordarglielo.